Benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo un sapone di Natale stupendo. Mi raccomando, seguite tutto il video dall'inizio alla fine, perché è un sapone un po' intricato, non difficile ma intricato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video. Lasciatemi un bel like come regalo di Natale e tanti commenti. Se poi volete supportare il canale, vi lascio qua in alto il link di tipi.com in cui potete farmi una donazione libera, oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi. Eccoci ragazzi, allora non vi nascondo che questo sapone natalizio è un po', se non complicato, almeno un po' macchinoso. Quindi faremo due colate, la prima per fare le decorazioni interne ed esterne. Quelle esterne sono facoltative, se volete farle bene, se no non fa niente. E se io ho acquistato su Amazon questi tagliabiscotti molto piccoli, come vedete, è stato difficile trovarli. Vi lascio il link sotto al video. Se non volete acquistarli così piccoli e li trovate magari in giro piccoli o anche più grandi, dovete adattarli al sapone che andrete a fare. Bene, iniziamo quindi con la ricetta che vi ho dato all'inizio, la mia ricetta. Se non fate le decorazioni sopra il sapone, vi servirà meno sapone, quindi la ricetta modificatela. E se invece volete fare il sapone identico a come ho fatto io, seguite la ricetta che vi ho dato. Tanto vi ricordo, se non avete mai visto come fare un sapone col metodo a freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i miei video della playlist ABC del sapone. Mi raccomando, tutti dall'inizio alla fine. Ci sono norme di sicurezza, attrezzature, consigli, trucchi, e chi più ne ha più ne metta. Bene, adesso andrò a sciogliere gli oli e la soda e vedremo come proseguire. Quello che ci serve sono delle scatolette, io userò queste qui del gelo. Voi potete usare le scatolette che più preferite di qualsiasi materiale, basta che ovviamente non sia alluminio. Ci serviranno per fare delle colate piatte per poi tagliarle col tagliabiscotti. Per questa parte, quindi, per le decorazioni e l'alberello che poi andrà al centro del sapone, facciamo un sapone semplice. Come avete visto all'inizio video, la ricetta è solo olio d'oliva non extravergine, così è bello chiaro. Come temperatura rimaniamo sulle classiche 45 gradi, uniamo la parte liquida e la parte grassa e andiamo di mini pim, traccia leggera leggera leggera. Ok, già sono mescolate, tanto poi andremo a mixarlo nuovamente. Allora, prima iniziamo con l'alberello, quindi col verde. Come avete visto, qui c'è della mica marrone, della mica rossa e del borotalco per fare le altre decorazioni. E lo versiamo nello stampo. Di fondamentale in questo passaggio c'è solamente il verde dell'albero. Cercavo di non sbrodolare, ma come al solito è sempre un'incognita. Bianco, rosso, bianco,
rosso, bianco. Poi capirete perché faccio rosso e bianco in alternati così. Ok, fin troppo. Bene, noi ci vediamo tra 48 ore, perché dobbiamo essere più che sicuri che il sapone sia ben indurito, perché poi andremo a tagliarlo col tagliabiscotti e se è morbido si spappolano. A dopo! Eccoci ragazzi, sono passate 48 ore e adesso facciamo gli stampini dell'albero, bastoncino di zucchero e omino di marzapane. Bastoncino di zucchero e omino di marzapane, come vi ho detto, sono facoltativi, potete non farli, quello dell'albero è purtroppo è obbligatorio per fare il sapone di Natale. Bene, si parte dall'albero. E lo si fa per tutti, tra cui anche il bastoncino di zucchero. Adesso capirete il motivo per cui l'ho fatto a colate doppie. Facendo la colata doppia otteniamo un bastoncino di due colori, come il classico bastoncino di zucchero. Eccoci ragazzi, allora qui abbiamo le varie decorazioni tagliate del sapone bianco grattugiato. Useremo ovviamente la sac à poche, questa qui la trovate, sono monouso, sono facili da trovare, costano davvero poco col beccuccio in plastica. Comunque vi lascio il link Amazon sotto al video, sia di questa qui in plastica sia quella in silicone più professionale e riutilizzabile. Dell'amica bianca in questa brocca, dell'amica bianca e blu in questa per ottenere un azzurrino. Qua ho gli alberelli tagliati. Se anche voi fate questo sapone vi vengono così spessi, questi qui li potete tagliare a metà col taglia sapone e ottenete delle fettine più sottili da usare poi come decorazione. Altra amica blu qui, e poi vi spiegherò il perché. Una fragranza, questa qui presa su Happy Mold, è light, è bella fresca. Qui abbiamo la ricetta che ho scelto io, oli e soda. Aspetto che arrivino a temperatura e poi partiamo col sapone e userò il solito classico stampo. Eccoci ragazzi, allora la parte liquida e la parte grassa sono entrambe a 45 gradi, non andate oltre 45 gradi. Le uniamo e andiamo di mini pimer, traccia leggerissima, giusto una mischiata. Metto un po' di sapone dove c'è la base bianca. E la vado a versare nello stampo. Aspettiamo qualche minuto che si addensi leggermente. Diamo magari una spruzzata di alcol isopropilico o alcol 96 gradi, quello per fare i liquori. Ok, e andiamo a posizionare gli alberelli al centro del sapone, cercando di tenerli tutti attaccati, uno attaccato all'altro, in modo che quando andremo a fare il taglio col taglia sapone avremo un bel alberello all'interno del nostro sapone. We wish you a Merry Christmas.
La tecnica così del tagliabiscotti è l'alternativa economica a uno stampo 3D fatto ad albero, che sì, è più facile da fare, ma è un po' limitato, nel senso che poi avremo sempre solo lo stampino fatto ad albero. Invece con il tagliabiscotti possiamo scegliere più figure. Perfetto. Adesso andiamo a versare il sapone dove ci sono i due colori. Un po' ne teniamo per la sac à poche, veramente non tanto. Vado di mini pimer. Aggiungo il sapone grattugiato. Perfetto. Adesso aggiungo un po' di ossido di titanio al sapone che ci è avanzato. Se non volete usare l'ossido di titanio perché magari non lo avete, potete usare anche il borotalco. E attendo che si rassodi abbastanza per metterlo nella sac à poche. Vi faccio vedere quando è abbastanza solido il sapone, in modo che possiate farlo anche voi. Comunque vi lascio anche qua in alto il link dei cupcake alla cannella che avevo fatto, in cui vi spiego bene com'è la procedura per fare il sapone con sac à poche non montato a neve, perché secondo me montato a neve è sì bello, ma si spreca tanto tempo. E il risultato finale con questo sistema che vi mostro è più semplice e secondo me migliore. Bene ragazzi, è abbastanza solido, vedete, quando passo la spatola i bordi mantengono la forma e non colano, quindi va bene per inserirla nella sac à poche. Io ho usato la mica blu e ho messo questa qui di lato a parte, perché se non fosse stato abbastanza colorato ne aggiungevo altra. Io vi consiglio di mettere il minimo di mica, quindi mezzo cucchiaino e non di più. Se poi vedete che non vi piace come colore, potete aggiungerne ulteriormente, perché poi toglierla è impossibile. Ok, adesso andiamo a inserire le decorazioni. Mi tolgo un attimo i guanti. Alberello al centro, tenendo conto come andremo a fare poi le fette. Adesso spolverata di glitter cosmetici dorati, completamente facoltativa ma sempre molto bella. Bene, noi ci vediamo tra 48 ore per il taglio, così siamo sicuri che tutte le parti siano completamente asciugate, e vediamo com'è venuto. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, ho tolto il sapone dallo stampo, facciamo la prima fetta. Wow, guardate che bello che è. Un sapone davvero d'effetto. Forse dalla telecamera non lo notate perché comunque l'azzurino è molto chiaro, ma il sapone grattugiato che abbiamo messo funge da neve, quindi sembra che stia nevicando all'interno del nostro sapone. Bene ragazzi, questo è il risultato finale. Come regalo di Natale vi chiedo di lasciarmi tanti like e dei commenti, condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo per un altro video. Ciao ciao! Christmas tree, how richly God